Sono contenta di trovarvi per questa commedia, che è una commedia decisamente diversa da quelle che siamo abituati a vedere. Lì lo sa quanto io amo i mostri, li amo anche in forma comica. Condividiamo questa passione, sì. Esatto, quindi cioè, ogni famiglia ha i suoi scheletri nell'armadio. Qui c'è una famiglia che ce li ha letteralmente e una famiglia che siete voi. Raccontatemi un attimo che tipo di famiglia siete per chi non ha visto il film. Parti tu, Vila, vai. Dunque, è una famiglia che, quindi partendo dai genitori, che sono chiaramente il nucleo più solido, ha deciso di, diciamo, di unirsi con un obiettivo comune, cioè quello della, realizzazione economica, dell'ascesa sociale a qualunque costo. Quindi lui è proprio il mio compagno ideale perché è senza scrupoli. Io peggio. E quindi ci siamo trovati. Da questo, stranamente, perché uno dice che il frutto non cade mai lontano dall'albero, stranamente invece abbiamo due figli che, riconoscendo la nostra mostruosità effettivamente molto evidente, se ne vogliono allontanare. E noi che invece sentiamo in questo allontanamento un pericolo per loro, cioè non una buona emancipazione, ma un pericolo, e quindi li vogliamo indottrinare, li vogliamo guidare, li vogliamo costringere, eh? E quindi questa poveretta che vorrebbe, diciamo, prendere il volo verso così un destino più felice viene invece soprattutto dalla madre, no? La madre che fa proiezioni sulla figlia, tirata indietro. Io però amo anche molto quel barlume di umanità che si legge ogni tanto nel nostro rapporto, cioè quando lei si commuove perché ricorda le borse di nero che io portavo all'estero, faticando giorno e notte per arrivare a questo primo milione che poi ha rappresentato una meta Cosa non si fa per i figli, no? importante della nostra vita. Ecco, lì esce fuori anche questa si commuove, lei si commuove, piange lì, perché quindi c'è anche un barlume di umanità in questi assoluti mostri che siamo nel film, ecco. Proprio per questo motivo poi Luna cerca di prendere le distanze da questa mostruosità, però poi se ne ritrova un'altra che non so se sia peggio o meglio, però poi dovrà fare i conti con i mostri in generale, sia reali che i veri genitori, quindi prendere coscienza che forse anche lei in fondo ha un po' di mostruosità, quindi prendere confidenza su questa cosa e andare avanti poi tutti quanti insieme, diventare una cornicioni a tutti gli effetti. No, ma infatti è un film che da un lato, come diceva Wolfgang, ho detto è il mio film più realistico, perché effettivamente ci sono situazioni, anche se esasperate, in cui chiunque si riconosce, no? Quando presenti il fidanzato, in famiglia, il parente strano, quello che ti fa fare, cioè qui è tutto amplificato, voi siete una versione di famiglia coatta 3.0 proprio, no? Sparate al massimo. E quanto è stato liberatorio fare questi personaggi in un cinema come quello italiano, che in genere è abbastanza ingessato anche nelle commedie? Sì, no, io infatti oggi lo dicevo prima, è proprio, cioè, personaggi come questi in cui ti puoi appoggiare al dialetto e puoi non aver paura di essere mai troppo, perché tanto il troppo è quello che si vuole raggiungere, è proprio come sbracarsi, dico io, sul divano, no? Quando proprio fai e mo' proprio mi diverto, mi rilasso. Quindi vabbè, è veramente anche difficile alle volte chiamarlo lavoro, nel senso che è stato talmente divertente, talmente così liberatorio come solo certi personaggi ti fanno liberare. Quindi insomma, divertente sicuramente anche mentre lo facevamo. Soprattutto. Io amando da morire, no, il genere fantasy, insomma, comunque, io sto notando, ecco, infatti sono fortunato anche, mi ritengo fortunato aver partecipato a questo film, perché fa parte di questi primi film che secondo me diventeranno sempre di più in futuro italiani, anche per il fatto che adesso gli effetti speciali sono più accessibili anche per noi, no? Per mille motivi, anche perché sono diventati meno costosi rispetto a tanti anni fa, eccetera. E c'è, insomma, questo ritorno al cinema di genere, al cinema fantasy fatto da noi italiani, dove possiamo fare tanto, perché noi italiani abbiamo una creatività veramente stupenda, e metterla a servizio poi del genere fantastico, del genere horror, del genere, insomma, del genere, secondo me Degenere. è una cosa stupenda, meravigliosa, che sta accadendo, tra l'altro. E poi non ci scordiamo
che, insomma, ragazzi, ce lo dice anche Tarantino, insomma, fino a un po' d'anni fa, parliamo degli anni 70, 60, così, abbiamo insegnato al mondo a, come, a fare i film di genere. Per cui è un ritorno, secondo me, bello, bello, sì, e non siamo i soli, ci sono altri film che sono, stanno uscendo, che sono usciti, che sono su di questo stampo, e per me che sono appassionato è bellissimo. Sì, no, io mi ricollego a quello che diceva Ilaria, per me è stata veramente una grande esperienza proprio perché avevo un cast del genere, quindi le risate non mancavano mai, il piacere proprio di lavorare, poi come dice Ilaria giustamente, lavorare tra virgolette perché ti senti veramente fortunata a fare meno questo. Quando c'era il pick up alle 5 e mezza di mattina, cioè, lì un pochino sentivo il lavoro, pochino, sentivo che stavo lavorando, ma solo nel tragitto, poi finiva. Poi dopo finiva, no, però veramente è stato veramente bello, sì, ci siamo divertiti prima noi e quindi siamo contenti se vedendolo si divertono anche gli altri. Assolutamente, grazie, avrei voluto essere una mosca su quel set a vedervi quando Paolo Calabresi partiva. Sì, esatto, esatto, esatto.